Buonasera a tutti e benvenuti ai giovedì della genealogia 2002. Un ciclo di incontri organizzato da non solo scuola o di Modena, in collaborazione con l'Istituto Araldico Genealogico Italiano e la Federazione delle Associazioni Italiane di Genealogia, Storia di Famiglia, Araldica e Scienze Documentarie. Per chi nuovo su questi schermi io sono Martina e faccio parte di Non Solo Scuola, un'associazione di volontariato nata nel 1999 con lo scopo di curare l'educazione e la formazione culturale e umanitaria dei grandi e piccoli. Prima di introdurre il nostro ospite di oggi vi ricordo le regole del gioco, ovvero questa trasmissione è registrata, quindi la troverete disponibile anche successivamente sia su Facebook che su YouTube. E soprattutto, se volete intervenire, se avete delle domande, perplessità o qualsiasi cosa, potete farlo lasciando un commento, sia su Facebook che su YouTube. A questo punto io introduco e presento, chiamo sul palco accanto a me il nostro ospite importante di oggi. Diamo subito il benvenuto a Miles Nerini, vice direttore dell'Archivio di Stato di Modena. Benvenuto. Grazie Martina, grazie dell'invito, grazie per aver rinnovato l'invito. È un enorme piacere essere qua, fare un po' da ospite anfitrione alla rassegna. Voi siete preziosi per noi e noi speriamo di essere di aiuto e insomma, di accompagnamento in questo inizio di percorso in una maniera che sia piacevole, ecco. Assolutamente eh, sì. Ehm, allora, io ho in, improvvisato diciamo, qualcosa per questa sera, nel senso che ehm, parliamo di genealogia e eh, volevo cercare di parlare di qualcosa che con la genealogia, anche se in un'ottica un, diciamo, un po' particolare, eh, toccasse. Allora mh, ci ho riflettuto un attimo e mh, partendo da quello che è il tema culturale che... Ehm, ha percorso la, la, la no il nostro ultimo anno eh, con tutte le sue difficoltà, ma ehm, culturalmente ha accompagnato tutto, quasi tutto l'anno dell'Archivio dell di Stato di Modena. Eh, ho deciso di parlare del rapporto tra eh, gli Estensi, signori di Ferrara, Modena e Reggio, e Dante Alighieri. Lo ricordiamo, il 2021 è stato eh, l'anno dantesco per eccellenza degli ultimi cent'anni perché eh, ricorreva il settimo centenario della morte di Dante eh, che morì eh, nella notte tra il 14 e il 15 settembre del 1321 a Ravenna, quindi qui vicino. Io tra l'altro sto a Imola, quindi è molto vicino per quel che mi riguarda. Imola che tra l'altro eh, fu patria del, di quello che se non è stato il primo mh, è stato sicuramente tra i primissimi grandi commentatori. Dante, benvenuto, ehm, che dà anche il nome alla, alla mia scuola, al mio liceo, e che eh, in realtà eh, è legato anche eh, agli estensi. Gli estensi eh, sono il tassello fondamentale dell'archivio di Stato di Modena. Io ho la fortuna da qualche anno a questa parte di essere funzionario archivista presso l'archivio di Stato di Modena. Poi, vabbè, come vedete, sotto mi hanno scritto anche vice direttore, è giusto. Eh, ma ehm, è un onore grandissimo lavorare in uno scrigno del, della conoscenza, della storia come un archivio di Stato. E un archivio di Stato come quello di Modena è veramente uno scrigno enorme di, di, di segreti, di tesori, di carte che eh, scorrono lungo i secoli. Allora, eh, non tutti gli archivi di Stato hanno una fortuna così grande, Modena ehm, ce l'ha. È uno dei motivi per cui ho scelto di andare a Modena nonostante richiedesse qualche chilometro in più la mattina perché proprio è un tesoro di conoscenze e, di, e di anche di segreti, di, di, di notizie selate, di, di piccole grandi storie che eh, quotidianamente è possibile scoprire. Mm, le offriamo agli studiosi, ma ogni tanto abbiamo... La fortuna, ed è una fortuna per uno come me che ha studiato storia in tutta la sua vita, poterle andare a toccare con mano e a scoprirle sulle carte. Allora il tema della serata è proprio la relazione tra le carte documentarie, chiaramente, e le carte vergate della letteratura, il legame tra Dante e gli altri. Un piccolo, piccolissimo percorso, un assaggio delle tematiche che si possono affrontare e che mh, in qualche modo rilevano magari anche in maniera non così trasparente, eh, non così costante dal, eh, e dal tessuto storico e dalla letteratura stessa, nel senso che eh, studiare un'opera come quella di Dante è di per sé un'impresa enorme e non è sempre possibile andare a capire, accogliere tutti i riferimenti e anche andare come dire, a svelare tutti i retroscena no? eh, si tratta di, di una commedia eh, non solo letterale nel senso che sotto un certo punto di vista è una commedia teatrale nel senso che abbiamo tutta una serie di, di stratifi stratificazioni che potremmo quasi paragonare a una sorta di appunto, teatro no? con il suo proscenio, la scena, le quinte tutta una serie di percorsi, di eh, sovrainfrastrutture che, che corrono lungo il tessuto della commedia. Chiaramente parlo della commedia, sappiamo che Dante è stato anche ben altro, però eh, oggi parleremo so quasi singolarmente della commedia nel rapporto con le carte eh, documentarie, no? perché è eh, l'opera in cui corre maggiormente questo tipo di rapporto, a parte... La monarchia, che però è un'opera di una eh, come dire, leggibilità ancora più complessa. Io ehm, anticipo che non sono un dantista, eh, non, non posso assolutamente vantarmi di un titolo tanto impegnativo, quindi quella che sarà, eh, come dire, la, quello che sarà il mio racconto di stasera è il racconto di uno storico che mh, ha cercato di dare una come dire, un'angolazione, una, una declinazione di lettura a determinati documenti ponendoli in relazione appunto con, con um, il, il racconto, no? perché poi la, la fabula del racconto dantesco è straordinaria proprio in questa sua interrelazione costante con la realtà del tempo di Dante, che Dante ci racconta con l'occhio critico di un osservatore, ma che talvolta noi dobbiamo anche sapere. Come dire mh, affrontare a nostra volta con una propria con una con un nostro spirito critico no? cioè Dante era comunque un uomo un uomo del suo tempo con le sue peculiarità mh, se noi andassimo a leggere ad esempio adesso mh, de delle critiche letterarie a Dante di 150 anni fa troveremmo solo parole entusiasmanti e che in qualche modo santificano no? Danno il santino di Dante che non poteva praticamente errare. Come tutte le cose umane, anche questa interpretazione giustamente si è smussata e noi sappiamo che Dante ha condito nella sua bellezza letteraria il racconto della commedia anche con, come dire, la sua visione personale che era eh, influenzata dalle sue vicende e che quindi non, è, non era né poteva essere assolutamente obiettiva. La visione di Dante è cambiata moltissimo nel corso del tempo, mm, ha mm, attecchito la commedia con una certa rapidità, poi è esplosa di fatto dopo la morte di Dante con i primi commentatori, con la definizione della canonicità del testo che, era sopravviss che è sopravvissuto in una serie di, tes di testimoni, no? quando parliamo di testimoni, intendiamo eh, le, le varie opere scritte, la cui, eh, come dire, eh, il cui contenuto, mh, pur già tendenzialmente assestato, poteva variare. No? Non, mh, ci ha messo un po' di tempo il testo della commedia ad assestarsi in quella che viene considerata l'edizione definitiva, quella che viene fatta studiare anche in, uh, alle scuole, no? E Dante è stato esaltato da alcuni contemporanei, ehm, è stato esaltato nel corso del Trecento, è diventato un'influenza molto forte su un certo tipo di letteratura, è stata sicuramente un'influenza determinante nella formazione della lingua, la questione della lingua di Dante, eh, mh, credo che per gli scolari, per gli studenti sia eh, più diciamo più difficile, eh, ancora più di quella tanto complicata a sua volta. Di Manzoni, sono cose che tutti abbiamo sentito. No? Quello che forse non sappiamo è che ehm, nella sua influenza, comunque Dante, non crea un vero e proprio filone. Questo lo sappiamo, in qualche modo la. La, la poesia successiva a Dante mh, si codifica su un filone che attinge quasi più alla, alla scuola francese, no? per cui abbiamo la, la poesia diciamo, epica rinascimentale italiana, che anche qui lì poi ruota attorno alla mia fa, amata corte, no? poi Dante, a un certo punto, si scontra con una sorta di resistenza a ehm, quel tipo di letteratura e eh, vediamo tra ehm, fine 600 e inizio 700 che perde un po' di, di smalto la sua, la sua visione con autori come il muratore che a sua volta è un'altra figura che attorno all'interno della corte estense costruisce la, la, la sua posizione no? poi dopo il Romanticismo, Dante riprende vigore no? e arriva alle celebrazioni post-unitarie. Nel periodo post-unitario, Dante viene esaltato come non mai. Ehm, questa, la, sua, la, la questione della lingua nazionale, che appunto precede ancora addirittura quella di Manzoni, diventa un motivo di vanto, e eh, subito dopo l'unità si, si vuole celebrare il poeta, no? cercando di, di creare l'opera. Critica che codifichi finalmente la scrittura e poi dopo ehm, si unisca alle celebrazioni per l'unità d'Italia. E si arriverà poi alle celebrazioni per il sesto centenario nel 1921. E man mano arriviamo all'oggi, quando si è un po' stemperato l'eccesso celebrativo, pur conservando eh, la, la visione della grandezza assoluta, dell'importanza fondamentale di quello che è il, è il padre della letteratura e della lingua italiana, come la intendiamo oggi, no? Un percorso complessissimo, ripeto, non, io non sono in grado di mh, dire molto granché più di quello che, di cui io vi ho appena accennato, vi parlerò di qualcosa che conosco un, appena un pelo di più e in questo sono aiutato anche dal fatto che ho avuto l'onore e la fortuna di curare le, le mostre documentarie dantesche che sono in corso ancora per mh, circa un paio di mesi all'archivio di Stato di Modena, mh, mostre da cui ho estratto eh, le mh, fotografie dei documenti che vi farò vedere stasera. Pochi documenti, una selezione, ehm, come dire, ragionata su, che si concentra su un piccolo periodo che è proprio quello che va attorno. Alla, alla vita di Dante alla composizione della commedia partendo proprio dalle figure che Dante richiama all'interno della commedia perché perché Dante che eh, come dire rimbalzava da una parte all'altra dell'Appennino benché non fosse di stanza a Ferrara Modena e Reggio conosceva più o meno direttamente abbastanza bene le realtà della corte ferrarese, della corte estense, no? E è il periodo in cui eh, gli Este stanno definendo il proprio potere e eh, Dante in qualche modo assiste agli ultimi tentativi ondivaghi di determinazione del potere e ce li riporta in qualche maniera misurata all'interno delle pagine della Commedia. Ora, se non se come dire, il preludio, no? il preambolo su Dante l'abbiamo più o meno esaurito, appena due parole in più su chi sono gli Este, proprio un, un accenno per chi magari si è dimenticato le lezioni di scuola. No? Gli Este sono una famiglia, diciamo nobiliare, insomma, di, di, di potenti, una famiglia magnatizia dell'Italia del Nord, di origine longobarde, vengono dal, dagli Ubertenghi. Una famiglia appunto lungobarda, un eh, cui ramo si era stanziato nella città, nella deliziosa città di Este, no? una mh, città, quindi, eh, storica, in cui questo ramo degli Obertenghi mh, crea la base della propria dinastia territoriale, del proprio potere, e poi se ne distacca per venire un po' più a sud. È uno spostamento che li porta all'interno del territorio ferrarese e, e gli este trovano eh, nel territorio di Ferrara, alla fine del XII secolo, uno stanziamento. Questo avviene eh, mh, sotto la guida di quello che diciamo, viene considerato un po' il capostipite della, della, della dinastia astense, ovvero sia Obizzo I. Eh, gli est hanno una passione per i nomi con la doppia z e eh, li vedremo anche nel, nel breve percorso che stiamo andando a fare no? eh, fine del XII secolo quindi eh, 1100 no? mm, parliamo di circa un centinaio d'anni prima, prima di Dante no? quindi cosa succede? succede che dall'insediamento nel territorio ferrarese all'epoca di Dante c'è la costituzione di un potere territoriale è l'epoca dei grandi comuni. I grandi comuni eh, nascono in seno, o all'impero, o al territorio dell'impero, o al territorio del papato, nella zona spesso per quanto riguarda l'Italia liminale tra i due grandi poteri territoriali, e sono i comuni. I grandi comuni, sono dei luoghi non tanto di indipendenza e libertà, ma di piccole e grandi autonomie. Dimentichiamo magari la vulgata eccessiva che ci racconta di comuni che si staccano dal territorio dell'impero con afflati di indipendenza, raccontiamo le cose in una maniera un po' più corrispondente alla realtà, parliamo di città che vanno definendo la loro identità in seguito alla rinascita successiva all'anno 1000, la rinascita che, che spesso si svolge attorno il potere del vescovo dell'arcivescovo la figura arcivescovile che è sopravvissuta nel tempo all'interno delle città spesso quasi come unica figura di potere autoritaria sopravvissuta in loco attorno a questa figura arcivescovile vescovile attorno diciamo a, alla curia eh, rinasce la città medievale con le sue mura e con la propria identità autonoma. Questa identità diventa anche una ricerca di autonomia. L'autonomia, ripetiamo, non è indipendenza, è la volontà di affermare un, una propria capacità di essere, di agire e di identificarsi all'interno del territorio più ampio dell'impero del papato. Siamo nel Medioevo, siamo nel periodo, diciamo, della ad unum, cioè è innegabile per gli abitanti dei comuni riconoscere L'identità superiore, che sia il Papa, che sia l'imperatore, però, diciamo, c'è questo desiderio di conquistarsi un poco di territorio in più su alcune cose che venivano viste come un diritto, no? battere moneta, eh, magari um, emettere leggi, eh, riconoscere, farsi riconoscere dai notai. I comuni nascono come associazioni tra privati e diventano delle, um, dei fenomeni territoriali, locali. Più o meno forti. All'interno poi dei comuni, dopo un primo periodo di comune del popolo, diciamo, si ehm, vanno a sviluppare degli, um, degli afflati di eh, potere di alcune famiglie, alcune famiglie significative che iniziano a gestire le cose, un po' per il bene del comune, un po' per il proprio tornaconto. All'interno di questa situazione il potere delle famiglie si fortifica nello scontro con i propri tradizionali avversari. A Ferrara, tra alti e bassi, gli Este costituiscono un potere sempre più forte. Marchesi di Ferrara dopo neanche tanto, è proprio nel periodo dantesco che gli Este. Finalmente eh, riescono a ottenere anche la signoria cittadina. La signoria cittadina è, come dire, l'affermazione definitiva, il riconoscimento da parte della città stessa, in qualche modo, di come stanno le cose, no? Spesso i signori locali mh, che eh, si spezzettavano il territorio, per esempio, eh, accadrà questo tantissimo in Romagna, mh, nascono, tra virgolette, nel loro ruolo come di signori mh, assumendo più o meno stabilmente le cariche del comune. No? Spesso erano ehm, riconosciuti come capitani del popolo e si stabilizzavano in questo ruolo. Il capitano del popolo era una carica comunale, ma diventa il prodromo alla eh, nascita della signoria, la signoria cittadina e poi sempre più territoriale. Gli esteri sono pazienti, sono bravi, consolidano il potere, non corrono, non danno troppo fastidio, per esempio, al papa, Essendo Ferrara territorio papale, questa è un'ottima mossa, non tutti i papi la prendono nello stesso modo, ma pian piano si vedono riconosciute dal papa e poi dalla città stessa, dagli abitanti stessi di Ferrara, l'autorità e questo porta alla signoria. Ora possiamo iniziare a percorrere la piccola presentazione che ho fatto, perché è su questa che racconteremo poi il prosieguo della nostra storia. Martina, se ci puoi aiutare? Sì, aspetto che tu apra le slide sì. e faccia la condivisione. Ok, perfetto, io ci sono. Puoi tranquillamente anche far partire la presentazione. Eh, sì, ok. Non mi vedi? Sì, no, intendo a tutto schermo. Ah uh... sì, sì, sì. Ok. Ok, allora... <clears throat> allora, questo è il titolo, no, non l'avevamo riproposto, ma Martina è bravissima a, a fare anche i volantini di presentazione, quindi lo sapevate già, dalle carte alla commedia, vicende di famiglia degli estensi tra storia e letteratura. Il titolo forse è un po' troppo altisonante, spero di non tradire le aspettative, ecco. E partiamo nella documentazione da questo documento che è importantissimo da un punto di vista della storia estense ed è importantissimo anche nel rapporto con Dante, o meglio sia, del rapporto che Dante stesso costruisce nei confronti degli esteri. Ora, una cosa che Dante non tocca nella sua vita, l'abbiamo detto, sta lontano da Ferrara, nel suo stare lontano da Ferrara, sta anche lontano dalla sfera dell'influenza degli esteri, non ci rientra tanto né positivamente né negativamente. Nella vita di Dante è quasi un'eccezione perché riesce a toccare eh, moltissime delle comuni moltissimi dei comuni, moltissime delle, delle famiglie signorili dell'epoca. Cos'è questo documento? Di cui voi qui vedete l'interessa ma in formato ridotto seppure io abbia scelto una foto di alta qualità vi assicuro che il documento è veramente enorme è una pergamena gigantesca e, mh, tra l'altro voi lo vedete così e, mh, provate a immaginarvelo ma non provate soltanto a immaginarvelo venite a guardarlo eh, faccio un po' di pubblicità se, mh, approfitto dello spazio di Martina per fare un po' di pubblicità no? allora Testamento non cupativo di Asto VII d'Este, con cui nomina suo erede Obizio II, figlio illegittimo di Rinaldo. Già vediamo un sacco di elementi solo in questo titolo che vi ho inserito. Allora, eh, Asto VII d'Este, no? Eh, 13 febbraio 1264, ve l'ho detto, siamo circa un centinaio dopo l'arrivo degli, degli Este a Ferrara. Azzo VII, Azzo VII nasce attorno all'inizio del XIII secolo, <coughs> diventa signore di Ferrara e eh, di Este per due lunghi periodi. Ve l'ho detto, l'affermazione del potere non è ancora così eh, assoluta, però mh, diciamo che no, non si scherza già con, con atto, no? Azzo. Azzo eh, subentra ad Aldo Brandino I e, e riesce ad affermare il proprio potere no? e, a due lunghi, a due periodi, uno breve subito dopo la morte di Aldo Brandino dal 1215 al 1222 e poi dal 1240 fino alla sua morte al 1264 è signore, signore di Ferrara e signore di Este. Bene, non solo marchese. Testamento non cupativo. Che cos'è un testamento non cupativo? Così ci togliamo questo dente. Esistono ehm, diversi tipi di testamento. Diciamo che per l'epoca in essere, distinguiamo tra il non cupativo e il testamento autografo o dolografo, quindi mh, vediamo già la contrapposizione. Chiaramente, l'autografo è quello che uno redige dei propri pugni, il non cupativo sostanzialmente è quello che viene dettato al notaio. E così per chi non lo sapeva, ho tolto questo, questo elemento. Allora a suo settimo d'este, nomina suo erede Obizzo II. Benissimo, abbiamo detto l'amore per i nomi con la doppia Z, abbiamo detto che Obizzo I è quello che porta gli este a Ferrara. Obizzo II però ha una peculiarità, è figlio illegittimo di Rinaldo. Ora, che cosa ci racconta? Perché, che, che storia c'è qui dietro? Allora, succede, succede mh, questa, questa cosa. Eh, Azzo ha un solo eh, erede che eh, potrebbe eh, succedergli, no? Rinaldo I. Eh, tuttavia, a un certo punto, il povero Rinaldo, non, che non ha le stesse fortune de, di suo padre, viene eh, rinchiuso in carcere a Cremona viene sostanzialmente consegnato da eh, Azzo VII, da suo padre, agli imperatori svevi, perché eh, Azzo parteggia per, eh, diciamo, per la Chiesa contro Federico II e eh, solo che Federico II sappiamo tutti che era un vincitore, non si fa certo mettere i piedi in testa da... Dai est e dal papa a un certo punto Azzo è costretto a cedere in, in prigionia il figlio era una cosa in realtà abbastanza comune spesso c'erano questi questi prigionieri dorati che trascorrevano dei periodi anche spesso anche lunghi spesso ehm, venivano imprigionati e, e morivano in cattività no? Ed è quello che succede a, Ubizzo, eh, scusate, a Rinaldo. Rinaldo viene eh, ceduto all'imperatore svevo. Federico II muore. Gli succede Corrado. Corrado riceve eh, il consiglio di uccidere Rinaldo. Rinaldo viene ucciso in prigionia. Questo cosa ha impedito a Rinaldo? Di sposarsi legittimamente. Nonostante appartenesse a una famiglia di potenti, non aveva fatto in tempo a sposarsi e quindi a, un, a ingenerare un erede che si inserisse nella linea dinastica in maniera regolare. Perché mh, Corrado fa uccidere Rinaldo? Perché, ve l'ho detto, glielo suggerisce presumibilmente Ezzellino III da Romano. Ezzellino III da Romano, che era un altro dei potenti, riottosi e sanguinari signori dell'epoca, era un grande avversario, tra gli, tra gli altri, degli Este. Si scontrò proprio con Azzo VII e... Questo tentativo, questo suggerimento di Estellino, fu quasi certamente proprio per indebolire la, la dinastia estense, no, perché andava a togliere a Azzo che non aveva altri eredi, la, la, la linea di sangue maschile. Azzo, però, come dire, non si rassegna e va a cercare un erede. Rinaldo imprigionato, Era comunque, ripeto, una prigionia eh, tra virgolette dorata, eh, non è che fosse tenuto in carcere, ma era diciamo, libero, aveva determinate libertà. E eh, tra queste libertà, insomma, mh, si sa che ebbe una relazione con quella che viene definita una lavandaia napoletana. Ehm, da questa lavandaia napoletana ha un figlio tra gli altri, che è proprio il nostro Obizzo II. Quindi ricordatevi. Questa storia del, di Obizo II, nato durante la prigione del padre da una donna assolutamente non di nobile sangue, perché vedremo che ci ritornerà utile sapere questa storiella tra poco. E qui vediamo in successione. Una, una trentina di anni dopo, il testamento dello stesso Obizzo II. Obizzo II d'Este che diventa a sua volta signore di Ferrara. La salita al, al potere, l'affermazione del potere di Obizzo è una storia eh, curiosa e significativa del, del tempo. No? Ehm, diciamo che lui eh, succede al padre Giovinetto, gli succede nel 1264 alla morte del padre. Lui è ancora un ragazzo di 17 anni. Questa sua salita al potere è favorita da un, un consigliere del padre, Aldighiero Fontana. Aldighiero Fontana che eh, decide di favorire eh, la, la successione la dinastica di Obizio II, nonostante lui stesso fosse considerato da molti papabile alla, alla signoria di Ferrara, in, invece del defunto Azzo VII. Lui decide, questo Aldighiero Fontana, eh, che apparteneva a una famiglia che da sempre sosteneva gli esteri, di continuare in quest'opera, diciamo, mh, preferendo quella che nella sua mente probabilmente era la veste di un potere dietro al trono, di un consigliere favorito dal, dal signore pensando di avere anche come dire facile gioco su un ragazzino inesperto ho visto che aveva che era nato in prigionia da una mamma non nobile e che per lungo tempo a ferrara non aveva vissuto e, mh, ho visto all'inizio sicuramente nostra come dire riconoscenza poi cresce e comincia a dimostrare di avere una sua mente e rimostrare lì a farsela raccontare. Tanto che passano sei anni, iniziano gli scontri con Aldighiero, ci sono disaccordi tra i due e quando Aldighiero muore nel 1270 c'è eh, la voce che sia stato obizzo a farlo uccidere. Eh... <coughs> Ho visto, è uno dei bersagli di Dante e qui finalmente arriviamo alla Divina Commedia. No? Eh, Dante eh, lo colloca tra i violenti, lo colloca nel, eh, nel, nel girone dei violenti e lo eh, colloca, e questo è un fatto divertente, di fianco come punizione. Proprio a Ezzellino da Romano, che era stato il grande avversario del suo predecessore. Possibile che Dante non lo faccia tanto casualmente, no? E Dante parla di Obizzo come di un tiranno violento alla pari di Ezzellino. Questi sono i versi. Siamo nell'inferno, canto XII. <coughs> I eh, violenti sono condannati. A, eh, mh, nei pressi del fiume fleggetonte a eh, soggiogare a una melma che li, ehm, li colpisce no? incessantemente. Dante dice e quell'altro che è biondo è Opizzo da il qual per vero fu spento dal figliastro su nel mondo. E qui i commentatori di Dante si sono sbizzarriti per lunghissimo tempo. Allora, innanzitutto Obizzo viene collocato tra i violenti. Ora, eh, se è vero che potrebbe aver fatto uccidere Aldighiero, se è vero che Aldighiero viene fatto eliminare all'interno di quella che è una purga generalizzata della famiglia Fontana, in realtà questa purga che rientrava abbastanza, eh, tipicamente nelle affermazioni di potere delle famiglie dell'epoca non fu neanche eccessivamente violenta per gli standard dell'epoca eppure dante non diciamo non, non, non usa mezzi termini lo, lo, lo colloca proprio tra i violenti è possibile come hanno detto alcuni che dante lo collochi tra i violenti non tanto quanto mh, violento verso le, le persone si dice che obizzo fosse amato dai ferraresi, tanto che i ferraresi fossero disposti, siano stati, fossero disposti a modificare gli statuti per permettergli facilmente di eh, far riconoscere suo figlio come suo successore. No? Si dice che avesse un grande carisma e che fosse, ehm, fosse riuscito a, a farsi amare. Insomma. E, quindi forse la violenza di Ubizzo fu più verso il patrimonio, si dice che fosse, ecco questo sì, avido e avaro. Mm, non è collocato tra gli avari, ma forse, e questo sì succede tra i violenti del girone, tra gli avidi, nel senso di quelli che si appropriavano dei beni altrui con la violenza o con l'avidità senza, senza freni. Ora. Eh, chi è che Dante mh, ci dice il qual per vero fu spento dal figliastro su nel mondo? È il centauro nesso a raccontare a Dante e a Virgilio questa storia? E l'uso delle parole, è, mh, lo dicevo poco prima, è stato oggetto di interesse da molti commentatori. Quel per vero ehm, è stato un po' interpretato come un, uh, un tentativo di Dante di affermare con vehemenza la verità di quello cu di cui andava raccontando. Perché perché nonostante mh, questa, diciamo, eh, questa terzina della Divina Commedia non ci sono molte altre testimonianze di quella che è considerata la morte violenta di Ubizzo II, o meglio, sappiamo che morì Probabilmente morì nel 1293, quindi poco dopo questo testamento, pochi mesi dopo, e si dice che sia stato ucciso dal figlio Azzo Azzo VIII, in combutta con il fratello minore Aldo Brandino, probabilmente in contrasto per la successione. Al padre, nel senso che si diceva che il padre favorisse il terzo genito, figlio di seconde nozze, Francesco. Pare che il nostro povero bizzo sia stato soffocato a morte dai due figli maggiori. Pare mentre Dante utilizza per vero, noi usiamo pare perché l'unica testimonianza al di fuori di Dante è una cronaca più o meno contemporanea agli avvenimenti del ricco bono che però era un fuoriuscito ferrarese, ovvero sia era un esiliato che stava raccontando le vicende di Ferrara da una persona che verso gli Este non aveva nessun grande amore. Dante invece, come dire, sembra incamerare, ereditare questa narrazione e la rende il fatto storico, il fatto vero, no? E non si fa, come dire, dei problemi a metterla per iscritto. Ora mh, mh, Dante non nomina chi è l'assassino, dice il figliastro su nel mondo, no? Su nel mondo perché chiaramente Dante è sottoterra fa il riferimento al mondo sia mh, terreno sia più in alto. Il figliastro noi abbiamo detto è stato identificato e noi presumiamo ancora ad oggi che sia stato appunto Azzo Ottavo figliastro è l'altra parola su cui si sono sbizzarriti no? i commentatori perché figliastro c'è chi dice semplicemente per come dire togliere merito alla figura del parricida no? che il parricidio è uno dei crimini considerati più efferati c'è anche chi è arrivato a dire che mh, figliastro stessa significare che eh, l'assassino il parricida fosse un figlio legittimo difficile da dar credito a questa teoria un'interpretazione interessante corretta è quella che si utilizzi un termine una variante del termine figliastro in cui si intende il figlio di, di primo letto noi sappiamo che effettivamente obizzo si era risposato e dalla seconda moglie aveva avuto l'altro figlio maschio francesco tre figli Azzo, aldo brandino francesco che in questo testamento obizzo identifica come i suoi eredi ora è interessante che lui nonostante sembra, sembri favorire Fran Francesco perché gli fa gli allargisce una donazione particolare non metta per iscritto quale dei tre debba ereditare per la legge longobarda che era proprio degli este in teoria i figli si sarebbero dovuti dividere il il territorio insomma eh, la, la signoria paterna e l'idea era proprio che i, i tre figli si sarebbero divisi i, le tre parti del, del territorio no? si era affermato sotto bizzo il territorio allargato da Ferrara gli esteri avevano preso il potere anche su Modena e, e, e Reggio e quindi ognuno dei tre figli avrebbe avuto una città così almeno si diceva insomma eh, in realtà, eh, nonostante quelle che sembravano le, anche le promesse della, della cittadina di Ferrara, eh, il consiglio cittadino, che doveva in qualche modo riconoscere eh, la, la successione, toglierà questa um, tradizionale divisione del, del, del territorio e della signoria. E riconoscerà in, nel solo Azzo VIII, il famoso parricida, il signore di Ferrara. È un fatto curioso che crea una nuova rivalità dinastica tra i figli. Mentre prima c'erano Azzo e Aldobrandino alleati contro Francesco, a questo punto diventa una sorta di tutti contro tutti. O meglio, Aldobrandino si avvicina di più verso Francesco, il fratello minore di secondo, di secondo letto, il secondo matrimonio contro a Sarà una cosa che in realtà nell'immediato non porterà a niente, nel senso che non riusciranno a, a riottenere eh, ad ottenere quelli che loro consideravano i loro diritti dinastici. Aldo Brandino in realtà succederà al fratello quando a ottavo morirà. Ora, un'altra cosa curiosa della terzina dantesca che è, è che ci testimonia il coraggio. Che Dante molto spesso mostra nel raccontare le vicende all'interno della commedia, perché è all'interno dell'inferno, um, dell come vi ho detto, e l'inferno viene composto ancora quando a Sottavo, il famoso parricida è ancora vivo. Vediamo che eh, a Sottavo ecco, eh, Testamento nel 1308 morirà nel 1308, ma eh, quando la divina, quando l'inferno viene composto, quando Dante scrive di questo figliastro, lui è ancora, è ancora vivo. Un'altra eh, figura, ecco, vediamo che eh, Dante contesta all'interno dell'inferno, dell è Carlo II d'Anzò che è un nemico automatico del poeta perché fu un grande oppositore dei, degli svevi, esattamente come gli esse. Allora, ehm, cosa succede? Succede che questo Carlo II da che Dante, sostanzialmente disprezza, <coughs> da Promette in sposa la figlia eh, Beatrice ad Dazzo VIII, che la prende in moglie quando è già diciamo abbastanza in là con gli anni e la prende in seconde nozze, anche se è stato alcuni hanno avuto da dire anche su questo matrimonio. Nel senso che mh, per alcuni storici, in passato, ehm, si dice che non fosse questo Azzo il, lo sposo di Beatrice. Ma le date, 1305, vediamo. Azzo era ancora, era ancora vivo. Ora, una vicenda che si colloca tra, ancora, tra Bizzo II e Azzo e che Dante mh, ci riporta eh, in maniera negativa eh, è quella eh, che il poeta ci ricorda nel canto diciottesimo, sempre dell'Inferno. In questo caso gli este non vengono nominati e noi non sappiamo con sicurezza se sia Obizzo, secondo, o Azzo, ottavo, leste, di cui non viene fatto il nome. La vicenda è una vicenda un po' più pruriginosa, diciamo. No? E, Dante è arrivato alla prima bolgia dell'ottavo cerchio ed è la bolgia in cui sono puniti i ruffiani. Tra questi ruffiani eh, Dante incontra a capo chino, nel senso che cerca di nascondersi dallo sguardo del, del poeta, tal Venedico Cazzo Nemico dell'Orso, che era un bolognese, da sempre fautore e sostenitore degli Este. Tra le imprese di questo bolognese e Bologna ha un rapporto d'amore e odio, ma soprattutto d'odio verso gli Este, ma questo Venedico ha solo amore per gli Este, probabilmente per trarne eh, vantaggi diretti personali, si dice che lui abbia fatto da ruffiano per la sorella nei confronti del marchese Estense. Ora noi non sappiamo, ripeto con certezza, se sia Uvizzo II o se sia Azzottavo, e per quello che ve ne, pago, ve ne parlo in questo momento di passaggio tra i due, e noi sappiamo che entrambi ebbero eh, duplici nozze, probabilmente, quindi, da parte degli est ci fu anche, dell'est in questione ci fu un tradimento della moglie, ma non sappiamo esattamente collocare chi e quale. L'unica cosa è che c'è una nuova punta, diciamo, di, di condanna, anche se in realtà nel passaggio del canto diciottesimo, dove viene ricordata questa storia, Dante non parla male degli esteri in questo caso. Semplicemente, diciamo, gli esteri sono la figura di corollario alla vicenda di Benedetto Cacciademi, Nemi, caccia nemico e della sorella ghisola bella ehm, perché è venedico che viene condannato sia a parole che nel racconto stesso sia all'inferno dove lo, lo troviamo all'inferno notare che questa ghisola o ghisola bella veniva considerata una donna bellissima e quindi eh l'invaghirsi dell'Este dell eh, diciamo, non viene visto nemmeno in maniera tanto strana tanto che, ripeto, Dante che non ha paura eh, ad usare parole pesanti né contro Bizzo né contro Azzo non nomina in questo caso gli Est. però è un passaggio che vale la pena ricordare torniamo qui, torniamo ad Azzo Signore di Ferrara dal 1293, qui prende in seconda nozze Beatrice, figlia di Carlo II d'Angio, re di Napoli, non solo di Napoli, gli Angio stanno consolidando il loro potere. Eh, questo matrimonio va a sancire quel genere di situazione che Dante trovava assolutamente insopportabile per una questione politica. Sappiamo benissimo come Dante. Guelfo Bianco fosse sostanzialmente un ghibellino no? con un altro nome, quindi mh, parteggiava per gli Svevi. Gli Este, mh, anche politicamente, gli erano chiaramente molto invisi. Questo matrimonio, per lui, è il peggio del peggio, sostanzialmente. Un Angiò, cioè un francese, un oppositore delle, mh, degli Svevi, un sostenitore del Papa che. Eh, va eh, a sposare un'este che era chiaramente del partito guelfo. No? E questo matrimonio, che noi di cui noi vediamo il contratto, cioè diciamo la promessa di matrimonio, con tutte le sue clausole, anche di carattere finanziario, di questo contratto di matrimonio, Dante non parla in maniera per niente amorevole. Ecco quello che ci dice. L'altro, che già uscì preso di nave, Carlo II appunto, vezzo vender sua figlia e patteggiarne come fanno i corsar dell'altra schiave. Si dice che Carlo II abbia svenduto sua figlia, probabilmente per una questione politica. Ancora una volta, vediamo risuonare la parola del potere, a discapito dei nostri poveri esti, per una questione politica e forse, forse in maniera ingiusta nel senso che vero è che ehm, gli est poi avranno nel corso dei secoli dei dei difensori della loro posizione che appartengono alla corte estense ma come per obizzo non anche con, con atto ottavo non si parla poi di tiranni così fuori dagli schemi eh, dell'epoca, così più violenti dell'epoca, gli stessi svevi amati da Dante si sono commessi di crimini efferati, non ultimo quello che abbiamo detto prima, cioè l'uccisione del prigioniero Rinaldo ucciso come come dire, prigioniero inerme da parte di Corrado di Svevia. Anche a Fottavo giunge al termine della sua vita. Vediamo che questo è un testamento originariamente del 24 gennaio 1308, pervenuto a noi in questa coppia del 1485. In questo caso, ecco, il documento che vedete, che è ricopiato su più fogli, qui vi ho messo solo il primo foglio, è di un formato un po' più simile a quello a cui siamo abituati noi al giorno d'oggi. E mh, infatti vedete che Forse non riuscite a leggere perfettamente tutti i caratteri, nonostante sia in un'ottima scrittura, penso che riusciate comunque a distinguere parecchie, parecchie lettere. E, mh, se vedrete a vederlo, vedrete come il formato sia più piccolo. Anche perché, ripeto, non è in questo caso una, una pergamena di grande formato, ma una serie di fogli che ricopiano. Però in copia autentica. Cioè. C'è un riconoscimento da parte dell'autorità e del notaio dell'autenticità della copia rispetto al testamento originale che non ci è pervenuto. Qui finisce, come dire, ehm, la questione di rimbalzo tra Obizzo II e Azzo VIII, che sono un po', come dire, i bersagli preferiti degli esteri. Da parte di Dante. Ricordiamo in conclusione di, del loro eh, duetto di vittime dantesche, diciamo, no? ehm, un altro episodio che ehm, Dante ricorda, ehm, in questo caso però all'interno del Purgatorio, nel canto quinto del Purgatorio. Dante ricorda la vicenda di Jacopo del Cassero da Fano, o Jacopo del Casaro come viene chiamato, no? cittadino fanense che fu podestà di Bologna nel 1296-1297 e che in questa veste si contrappose proprio al nostro alfottavo. L'abbiamo detto, Bologna ebbe un rapporto di amore-odio, ma soprattutto di odio, di rivalità nei confronti degli est, ogni tanto erano alleati ma spesso erano rivali. Questi sono gli anni in cui si definisce chiaramente la rivalità, anche perché... Ehm, i bolognesi aspiravano a prendere il dominio di Modena, ma Modena viene assoggettata definitivamente proprio nel periodo tra Obizzo II e Azottavo. Questo povero Jacopo del Cassero si contrappone a più volte a Azottavo in quanto podestà di Bologna e in vendetta di ciò Azottavo lo farà uccidere nel 1298. Ora voi mi direte, ma tu, Miles, ci hai appena detto che non, era così non erano poi così violenti rispetto agli standard dell'epoca. Ecco sì, non erano poi così violenti rispetto agli standard dell'epoca. Per esempio, Ezzellino III da Romano, quello che Dante colloca di fianco al nostro povero Bizzo II, fu effettivamente un tiranno riconosciuto, è proprio conosciuto come il tiranno della marca trevigiana. È famosa la violenza di Ezzellino III mentre non è così celebre la famosa eh, la, la, la violenza di Obizio II che ci viene sostanzialmente quasi soltanto tramandata proprio dal nostro Dante usciamo dalla cornice che abbiamo affrontato fino ad adesso ci spostiamo qualche anno più avanti <ride> siamo nel 1318 can grande della scala Signore di Verona, no? eh, fa mandato di procura per trattare con gli Este, non è più signore, l'abbiamo detto a Sottavo che è morto, ma è suo fratello Aldo Brandino. Gli Este stanno ancora litigando col Papa per capire se possono avere o meno Ferrara, ma diciamo che tra alti e bassi, dopo una perdita di qualche anno, poi riescono a riprenderne il controllo. No? In questo mandato di procura, Can Grande della Scala eh, dà incarico a un suo uomo di fiducia, vedete come si legge già, già meglio, il formato nuovamente più piccolo e la grafia è molto bella, dà mandato a un suo fido di poter di, di trattare per sua vece con gli esteri. Ora probabilmente questo mandato di procura non avrebbe fatto la gioia di Dante. Can Grande fu uno straordinario protettore di Dante che lo accolse presso la, la sua corte eh, in un lungo soggiorno che andò dal 1312 o 1313 fino proprio a questo fatidico 1318 eh, Can Grande fu protettore di Dante da un punto di vista eh, sia letterario che, che politico no? e Dante riconosce celebra eh, il riconoscimento appunto nei confronti di, di Can Grande, eh, Dante che fu apprezzato anche <coughs> dal, dal, dal fratello maggiore di Can Grande, Bartolomeo della Scala, mh, in anni precedenti. Can Grande eh, accoglie Dante dopo la, la grande delusione della, del tentativo di ritorno degli Svevi in Italia. E, e gli, gli funge da un protettore, sia politico, dicevamo, che letterario, tanto che Dante eh, gli dedica eh, buona parte anche della commedia. E, questo, questo, questo mandato di procura, però, questo tentativa di trattare con gli Este avviene proprio nell'anno in cui ci fu l'allontanamento di Dante dalla corte scaligera e. Eh, chissà, forse anche per motivi politici, no? questo trattato rappresenta un avvicinamento a determinate posizioni. Dante sappiamo che era abbastanza inflessibile nella sua nel suo tradizionale posizionamento politico, non è chiaro perché mh, ci fu un'interruzione dei rapporti così, così forte tra Cangrande e Dante. Fatto sta che Dante, dopo il lungo soggiorno veronese, si trasferirà a Ravenna presso i Polenta ed è lì che morirà, una vicenda umana di Dante. Ormai è verso la fine, siamo a tre anni circa della sua morte. A questo punto. Il rapporto con gli Este non esiste sostanzialmente più. E, e anche le carte dell'archivio di Stato di Modena a questo punto mh, per un po' tacciono, no? Quello che eh, non ci raccontano direttamente lo sappiamo per altri tramiti. Sappiamo che nonostante questo parlar male degli, degli estensi che traspare nella commedia, Dante non viene bandito come eh, letterato dalla corte estense, anzi eh, la sua fama di letterato supera le critiche che può condurre all'operato estense e eh, sappiamo per esempio che gli este furono i protettori del già citato benvenuto da Imola, che anzi, che de anzi mh, dedicò proprio agli a este eh, il suo commento, no? quindi mh, una benevolenza eh, da parte degli este nei confronti del poeta che nel grande e nel piccolo, direttamente e indirettamente, ehm, aveva parlato abbastanza male di Obizzo e di, di Azzo. Da notare tra l'altro che è stato comunque un uh, trattarli un po' en passant, come abbiamo visto: no? solo Obizzo viene, viene citato, in tutti gli altri casi, gli Este vengono ricordati in maniera indiretta attraverso i loro peccati, le loro vittime, i loro complici. ma mai più attraverso il nome c'è solo quel opizzo da esti no? però la fama del poeta la grandiosità delle sue opere il significato che ha il tutto viene inglobato incamerato all'interno della corte estense e sappiamo per esempio che nel, tra il 1436 e il 1444 viene composto quello che per noi è il primo inventario Diciamo, domestico, dei beni mobili di Niccolò III d'Este, il primo inventario che ci è pervenuto integrale dei beni di un signore d'Este, è passato più di un secolo, lo, potete, lo possiamo vedere dalle date, ma ehm, andando a spulciare questo inventario dei beni mobili, che è una testimonianza assolutamente straordinaria, forse non la più entusiasmante delle letture perché. Si tratta veramente di un inventario che ci elenca voce per voce i possedimenti di Nicolo Derzo. Er però all'interno di questo inventario noi andiamo a pescare anche il fatto che gli esse tanto vituperati erano orgogliosi possessori di un paio di esemplari della Divina Commedia, chiaramente esemplari manoscritti, la stampa è lì lì per stare ad affermarsi. Ma vediamo, qui siamo a pagina, siamo a carta 41 del, dell'inventario. Qui io ho fatto un ingrandimento. Ve lo leggo, o almeno ci provo. Libro 1 chiamato Danti, poi qui c'è un errore, cancellato, in membrana cum alque descoverte. Ci descrive l'inventario, proprio fisicamente il libro. Ci dice che è un libro chiamato Dante e che ci descrive anche come è fatto. Non è l'unico esemplare che l'inventario ci riporta. Siamo qui alla carta 65 recto, che è un po' più, come dire... Ehm... Eh, generosa di dettagli su un altro esemplare della Divina Commedia che gli hanno in incorporato all'interno dei loro possedimenti e anche un po' più leggibile. Libro 1 chiamato El Scritto sovra il Purgatorio dei Danti in membrana coperto decore rosso, restituito per Costantino Delardi, Cancellario del Nostro Signore. Un altro esemplare. Della, della Divina Commedia in questo caso un purgatorio le cantiche erano ancora divise in certi esemplari che comunque gli, gli estensi ehm, come dire annotano minuziosamente sappiamo che ehm, Nicolò ehm, non, non presumibilmente non fa elencare in maniera così dettagliata da un punto di vista come dire estetico eh, I libri soltanto per apparenza, ma mh, sembra proprio che lui fosse un grande amante del, dei libri, ci tenesse e che li facesse curare e rivestire con particolare cura. Quindi questo registro, questo inventario ci, ci narra questo aspetto particolare della natura dell'uomo. No? Vedete come eh, nei piccoli dettagli delle carte. E non solo nei dettagli romanzati della letteratura e della, e della poesia, ci, ci vengano restituite le, le storie. Ora, eh, la vicenda genealogica degli Est è vastissima. La ricchezza straordinaria dell'inventario scusate, dell'archivio Estense, dell'archivio di Modena, è proprio il fatto che la dinastia Estense, pur con qualche, come dire, Incidente di percorso ha creato una, una ehm, continuità dinastica assolutamente straordinaria e tra le rarissime nella storia d'Europa. Per cui abbiamo facilmente carte del XII XIII secolo e andando avanti non perdiamo mai i dettagli della storia estense fino all'unità d'Italia, quindi fino alla fine del dominio territoriale degli est nel 1859, ma anche dopo in realtà, perché abbiamo anche documenti successivi, e vediamo come queste vicende, che a volte hanno il carattere del racconto, del romanzo, abbiano saputo ispirare il racconto del poeta, ma che avessero anche un sotteso e una ricchezza umana, narrativa e storica. Che dalle carte della letteratura non traspare e che invece riusciamo ad andare a cogliere nella documentazione, nelle vicende umane, nella descrizione e nella ricostruzione che ne danno gli storici, al di là anche magari dell'invenzione o del poeta o del letterato o del cronachista dell'epoca. Ecco, io mh, credo di avere anche forse esagerato in certi passaggi nel, nell'inserire dati, mi scuso perché. Mm, a volte non è così facile sommare le cose a volte forse ci vogliono come dire contastorie più bravi di me però spero comunque di avervi mm, fatto fare in questo percorso di avervi restituito in questo percorso e qualcosa di interessante e una, come dire una declinazione della genealogia che ehm, magari ecco era come dire non così non così nota ecco io chiedo a Martina di... Qua. Sì. Grazie, grazie Miles Nerini, vice direttore dell'archivio di Stato di Modena, per averci raccontato questo intreccio interessante tra Dante, gli Estensi, le vicende, tutta questa, questa storia di famiglia che insomma è stata molto coinvolgente. Quindi grazie per averci dato queste nozioni in più. Se qualcuno da casa ha delle domande, questo è il vostro momento, sia da Facebook che da YouTube potete lasciare un commento. Se avete delle domande andate anche a vedere la mostra. Diamo qualche informazione in più su questa mostra, fino a quando c'è, come accedere, eccetera. Allora sì, assolutamente. Le mostre in realtà sono due, nel senso che abbiamo avuto la geniale idea di eh, raddoppiare gli sforzi perché non eravamo abbastanza contenti. Allora, diciamo che le immagini che abbiamo visto stasera sono tratte dalla mostra più prettamente dantesca, più prettamente storica anche, eh, Dante e iesti, riflessi della commedia fra Modena e Ferrara, che fa parte anche del bellissimo straordinario percorso eh, regionale che è stato fatto tra gli archivi e le biblioteche dell'Emilia-Romagna nel corso dell'ultimo anno e c'è ancora qualche mostra qua e là eh, che vi invito ad andare a vedere comunque quasi tutte le città sono state toccate da questo percorso dantesco assolutamente straordinario è stato un onore per me rientrare in questa occasione che tra l'altro capita ogni cento anni quindi ci vuole un po' di fortuna e mh, la mostra resterà aperta ancora fino al 21 marzo cioè eh, scusate il 25 marzo che è il famoso Dante D e la mostra è sempre aperta il martedì e il venerdì però se avete voglia di ehm, una visita guidata ci mandate magari una mail i contatti sono sulla nostra pagina istituzionale e noi saremo ben lieti di, di organizzare un, un piccolo evento ad hoc ecco. chiaramente nei limiti di quelle che sono eh, le, le condizioni e anche le norme di legge del periodo attuale ecco, chiaramente. quindi accesso contingentato, accesso con Green Pass perché è un luogo della cultura e, e distanziamento, mascherina e le solite regole, insomma, mm, però ecco, sarebbe già qualcosa poter incontrarvi, incontrare qualcuno di persona, insomma, no? è bellissima questa opportunità che, eh, che anche tu mi hai dato stasera Martina di, di parlare senza dover essere fisicamente fuori di casa, però a volte devo ammettere che parlare a quattro occhi con le persone ha una magia tutta sua, ecco esatto. Puoi anche vedere i documenti, vederli sì, esatto. davvero è, è Esatto, tutta una esatto. Cosa. Noi abbiamo mh, caricato anche insomma online, eh, come dire, il, il catalogo tra virgolette della mostra, il giornale di mostra. Mh, però non è la stessa cosa senza poter vedere le foto. È una mostra documentaria, quindi magari organizzarsi mh, mh, per venire a vederlo con una guida può essere. Utile un po' per alleggerire il discorso perché chiaramente non stiamo parlando di quadri. E, e niente, nel caso vogliate venire, c'è anche la sua mostra gemella che è una mostra su frammenti eh, manoscritti medievali eh, di, di, di carattere, si parla di libertà in questo caso. Bellissimo. Non stanno arrivando domande ma conosco ormai il nostro pubblico e so che sicuramente arriveranno nei prossimi giorni perché magari qualcuno ci guarderà indifferita. So che è una domanda che arriva quasi sempre, quindi io aggiungo se qualcuno volesse venire a consultare dei documenti, come funziona la sala di studio? Allora, eh, la sala di studio eh, funziona come potete immaginarvi in maniera contingentata organizzata. Allora, andate sempre in questo sito Cercate le indicazioni eh, proprio per la sala di studio. Comunque, mandate una mail a as moinfo eh, dicendo che vorreste venire a, a trovarci. La sala mh, di studio si accede per prenotazione. Abbiamo attualmente circa tra gli 8 e gli 11 posti al giorno. Mh, mandate una mail qualche giorno prima mh, dicendo che vorreste venire a vedere qualcosa. Le eh, sale di studio degli archivi di Stato eh, italiani sono a libero accesso, chiaramente non si paga niente. E bisogna essere maggiorenni, questo lo dico, i minorenni possono venire a trovarci mh, per le mostre o, o con le scuole, ma non possono accedere ai documenti. E niente, mh, tendenzialmente si presuppone che abbiate un'idea di quello che volete vedere o comunque abbiate un obiettivo. Io e i miei colleghi saremmo molto molto felici di potervi dare una mano ad affrontare le difficoltà di un archivio, perché, anche se abbiamo caricato tanti inventari online negli ultimi due anni di pandemia, ne abbiamo approfittato almeno da quel punto di vista. Mm, eh, L'accedere a un archivio per chi non lo sa fare è un'impresa difficoltosa. Però, insomma, siamo, siamo qui anche, anche per quello. Mm, vedere questa documentazione nella sua Significativa complessità a volte, però è un'esperienza che eh, da un punto di vista culturale aiuta moltissimo anche per chi non ha un background da storico, anche per chi magari siamo in casa tua, diciamo, e spingo in questa direzione per chi ha delle aspirazioni genealogiche, insomma, o anche solo per chi si vuole togliere delle curiosità, chiaramente. Un conto è consultare della documentazione del Novecento, un conto è consultare delle pergamene, come in questo caso di fine 200 e inizio 300, per cui sono richieste delle accortezze e delle linee guida un po' più stringenti. Certo. Però, insomma, noi vi accogliamo sempre molto volentieri. È la nostra, come si dice adesso, è la nostra mission. <ride> allora, vediamoci tutti quanti a Modena, invitiamo tutto il nostro pubblico. E... Intanto li saluto perché qualcuno ha lasciato un commento, Emilio, Monia, Claudia che ci segue da Buenos Aires, Gian Ambrogio, Beniamino, Michele, Daniele, Gian Ambrogio ho letto i tuoi commenti, fai a modo come si dice a Modena. Appuntamento allora a Modena per vedere questa mostra visto che c'è tempo fino a marzo e Maria Luisa che ringrazia. E quindi niente, vediamoci lì in modo da poter assaporare, approfondire. Guarda Martina, stature. approfitto sì. del fatto che... Vai, vai, perché eh, sono non non è primi. ancora l'ora delle streghe, ma ci stiamo avvicinando. Sì. Spiego perché il, il Dante di... Perché mi è stato chiesto sì. perché è stato scelto il 25 marzo, no? Come Dante di... Non l'ho scelto io chiaramente, eh. ehm, Allora, il 25 marzo è, è l'incarnazione ehm, del, del Cristo all'interno... Della Vergine Maria secondo il computo del, del Natale al 25 dicembre, no? Sì. Ed è una delle due date in cui si colloca tradizionalmente il possibile inizio del viaggio della Divina Commedia. E, ed era anche eh, all'epoca di Dante, nella zona di Dante, eh, il 25 marzo era considerato il primo, co il primo giorno dell'anno, no? Perché si usava un particolare computo. I, i, i tipi di computo dell'anno medievali sono diversi, diciamo che ci concentriamo solo su questo. L'anno iniziava in ritardo, tra virgolette, di circa tre mesi rispetto al nostro computo moderno, iniziava il 25 marzo, e sappiamo: questo lo sanno tutti, anche eh, i muri, che è l'anno santo 1300, l'anno in cui viene collocato. Il, il viaggio, no? Quindi sostanzialmente si presuppone con una certa credibilità che il viaggio inizi nel primo giorno dell'anno santo 1300, cioè il 25 marzo del 1300. E quindi abbiamo sia stato scelto il 25 marzo proprio per questo richiamo al probabile inizio del viaggio della commedia. Bellissima, affascinante come tutto si collega, tutto si Unisce. E è arrivato un commento, a parte tanti complimenti, tanti ringraziamenti, tutti tuoi, c'è un commento di Michele che dice i documenti che ci hai mostrato sono stati stupendi, lo sarà anche la mostra. Conoscere gli essensi con gli occhi e le narrazioni di Dante è stato entusiasmante. Questo è molto genealogico, dato che la genealogia non è solo date, dopotutto. Esattamente come la storia, aggiungerei, cioè le date nella storia ci aiutano a capire come collocare in successione gli avvenimenti. Ma il bello della storia è proprio capire il perché, in che, in che conseguenza logica le cose avvengono, le date ci aiutano a dare un ordine e questo vale sicuramente anche per la genealogia. Tra l'altro, se vi volete divertire, andatevi a vedere gli alberi genealogici di, tut di tutte queste famiglie, a parte il che sono tutti. Estremamente incrociati, però c'è da divertirsi. Esatto. Tanti altri complimenti, ringraziamenti. E allora io mi unisco a loro ancora, Miles. Grazie, ringraziamo Miles, Nerini. Grazie a te, Martina, grazie a, a voi che mi avete ospitato non ho, per ancora una volta. Grazie a chi ha avuto la pazienza a casa di stare ad ascoltarmi. Allora, noi ci diamo appuntamento col prossimo giovedì, il calendario è lì, che è quindi il 24 febbraio, e ovviamente ci rivediamo con l'archivio di Stato perché ormai siamo best friend e troveremo altri modi per collaborare insieme. Molto volentieri, buonanotte a tutti e grazie ancora. Buonanotte, ciao. ciao.